scoprire tutto. Non me lo dire, ma che quello ha fatto il mio nome senza che io ho fatto niente, io non lo so. Secondo me hai combinato un casino te. Ah, mamma mia, sono arrivato. Che hai corsa. Hai portato i bimbi a scuola? Sì, i bimbi sono a scuola. Bene, bene. I piccolini sono dentro. Mancano soltanto Melissa e Nicole. Ah, mamma, che corsa. Io vado a scuola. Allora. Cioè, sono in ritardo. Sì. Quando tu e Melissa uscite da scuola, dirigetevi verso casa della nonna e stanotte rimanete a dormire lì. Perché? Senti, e quando escono perché. Emma e Leonardo, andate a prenderli e dormite tutti lì. Ma perché? Senti, adesso non c'è tempo di spiegare. Poi non sei in ritardo? Cos'è successo? Niente, non è successo niente. Vai, di corsa a scuola. Sei in ritardo, ho preso la merenda? No, devo andare a prendere la cartella su, ecco. Vabbè, ecco, dopo te stasera ti preparo qualcosina di vestiti e Stefano te le porta. Ma perché? Ma io non capisco niente. Ma perché non me lo potete dire? Perché non c'è da dire adesso. Senti, dai, vai a prendere la cartella che è in ritardo. Se sei in ritardo non ti faccio l'avviso. Va bene. Ok. Mamma mia. Io vado. Sono agitata. Anche io, non dirmelo a me. Senti. Eccoci. Ciao mamma. Ciao. Buona scuola, buona grazie, scuola. Grazie, non ci spingere. Adesso facciamo una colazione. Ma che colazione, mi sta tutto sullo stomaco. Buondì. Buondì il piffero. Mo che oggi c'è da ragionare con quella. Con Rosalia? Certo, buongiorno Arpiffero, ma guarda te. Ma serio sei? Non lo so io? Tu ma... qua c'è un grande casino e tu arrivi. Buongiorno! Ma ho detto buondì, non buongiorno. Vabbè, buondì! Vabbè, dai, per sdrammatizzare un po'. Non è che possiamo stare tutto il giorno. Buondì, dai! È mattina! Anche la mattina vi alzate con la luna storta! Oh, mamma mia! Cioè, perché mi guardate tutti così male? Tu... Va bene! Non hai le rotelle a posto! Va bene! C'è una in casa che sa tutto pazzo, di pazzo, noi! Pazzo, ci ha fotografato, sa vita, morte e miracoli di noi e tu... Non lo so, vuole dei soldi che non si sa che soldi vuole, non si sa. Sì, chiedete a Stefano, va. Li vuole da Stefano, mica da me o da voi due. Cioè, li vuole da ma Stefano. Ma Stefano non sa il perché. E che ne sai? Magari ti sta nascondendo tutto. Non penso. Io credo a Stefano. Stefano è un bravo ragazzo. No, io non credo. Sì. Se li vuole da lui. Ma non... Comunque non è un bel buongiorno oggi, eh? Hai capito? Io ho dovuto lasciare i miei bambini da mia mamma. Va bene. Hai capito? Sono anche i miei nipoti, Mamma mia. Sì, Vado in bagno. Vai al bagno. Vai a cagare. Vado in bagno. Vai a cagare. Ah, stai zitta. Vai a cagare. Che casino questo giorno. Che casino. Sono arrabbiato. Non vedo l'ora che finisca. No, io voglio sapere. Perché quella vuole i soldi da me? Io non ho debiti con nessuno. Sicuro? Oh, certo che sono sicuro, quando io faccio compere. Va bene, pago, va bene. Le bollette le pago. Va bene. Il fisco o pago. Basta! Che magari deve arrivare, magari si è dietro la porta che sta ascoltando. Shh. È andato Diego. Stavi dicendo Stefano? Mi sono confuso. Comunque, dai, bisogna fare il punto della situazione. Quella fra un po' arriva. Quindi, qualche piano? Oh, eccoti! Ma... Cosa fai? Mi urli adesso? Ma cosa diciamo ti sei messo? Bene i piani. Ce li ho tutti nella mia testa. Vabbè, ecco. Allora, mettiti lì. Mettiti lì! Con quel cappello te li contieni? Mettiti lì, sono lo sceriffo. Vabbè, dai sceriffo. Allora. Sì. Piano A! Piano A. Chiamare la polizia. Piano B? Piano B! Legare alla sedia. No. Rosalia! Non va bene, piano C. Piano C! Metterla sulla soffitta! Rinchiusa, tutta la vita! No. Dopo c'è la D. Vai. Piano D.
quindi. Oh, che famo, tutto l'alfabeto qua, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Piano D, prendere il cellulare e vedere le chiamate con chi le fa. Ma senti, questi piani li stai facendo adesso o li hai sognati di notte? Il D l'ho pensato adesso. Perché A, chiamare la polizia non va bene, perché non sappiamo chi c'è dietro il telefono. E se dietro il telefono c'è un malavitoso che ci prende e ci ammazza tutti quanti, quindi quella va scartata. Il piano B era? Piano B, legarla. Legarla, sì, certo. E fare un come si chiama? Chiedere delle informazioni. Sì, insomma, non è mica tanto. Vabbè, andremo col piano B, ragazzi. Vile, farla andare in soffitta? No, il piano B era legarla. No, il piano D. No, il D era in soffitta. No, il D era in soffitta. La B, ho detto B come Bologna. B come Bologna, la Bologna, la mortadella. No, Bologna. La D era prendere il cellulare. No, senti. La B era. Cos'era la B? La A, polizia. La B, legarla. Ecco, la, io ho detto la B. C, andare in soffitta. E la D, prendergli il cellulare. Ok, io ho detto B, che ne dite, ragazzi? B, legarla? Oh, una lettera vale un'altra, basta che si scopre. B era legarla. B. La leghiamo. Sì, la, sì. La leghiamo. Vado a prendere le corde e la sedia. Ok. Ma dove sono andati quelli? Quello che mi stavo chiedendo io. Siamo arrivati, sono pronto. Ma cosa avete preso? Io una sedia e una coperta che farà da bandana. E ho preso un filo per legarla. E tu cosa hai preso? Ma non si vede. Non so io, un bastone, no? Che devo prendere? Già, se la dobbiamo picchiare, che magari non ma so, ci vuole aggredire. Non vi sembra un po' esagerato, mamma mia? No. Dai, prepariamoci. Ok, oh mamma mia, se arriva e vede così non si sospetta, non dovevamo farla sospettare. Stiamo facendo il gioco della sedia. Vabbè. E chi bara, Stefano lo prende a bastonate. Mamma mia, non fatele del male però, Stai zitto tu. Cosa la difendi? Ma guarda un po'. Ma che ora arrivava? Io sono un po' agitata. Arrivava verso alle 9:30. Ok. Che ore sono? Giada! Non urlare, sono quasi le 9:30. Oh mio Dio, prepariamoci. Vabbè, vado a fare la plin plin prima che arriva. Muoviti, mamma mia. Oh no, è arrivata. Chi va ad aprire? Vado io. Rosalì, amore, vieni dentro, dai. Ciao. Ciao, ben a tutti. Arrivata. Ma cosa state facendo? È il gioco della sedia. Vuoi bello. Giocare anche te? No, grazie. Sono venuta, sono di passaggio, perché ho tante cose da fare, quindi non posso. Che cosa hai da fare? No, niente, stavo dicendo a Giada. Sì, no, ho un po' di faccendine da fare. Amore, cosa hai da fare? Ma cosa te ne frega? Sono un tuo ragazzo? Sì, ma. E me ne frega. Sono cose. Una visita, ho da fare una visita, quindi. Sì. Ho una visitina. Comunque, bene. Dai. Metto il cellulare. Sì, lo metterò. Niente, io andrei. Di già vai? Sei stata 2 secondi? Cioè, neanche 5 minuti? Vabbè, dai. Cosa sei venuto a fare allora? Mamma mia, sempre. No, ma vabbè, ma ho una visita. Sì, vabbè, ho una visita. Vabbè, dai, fammi un caffè e poi vado. Ecco. Mamma mia, che nervoso che mi sta facendo venire questa. Mamma mia. Il caffè è buonissimo, ma ora devo proprio andare. Ci vediamo stasera? Sì, stasera. Ciao ragazzi, a stasera. Ferma! Stai ferma! Non hai il diritto di andartene!
tu devi stare ferma qui! Ti abbiamo sentita! Scoperta! Oh, con le mani nel sacco! Scoperta? Non ho capito bene. Che falsa! Cosa? Sei una falsa! No, no, ma non... Brutta falsa! Lo sapevamo! Hai finto con Riccardo! Tu non lo ami! Ma non mi spingere, Io ti spingo! Non mi spingere! Sì che ti spingo! Non mi spingere, mi stai facendo arrabbiare! Hai detto schifo di famiglia! Schifo di famiglia sei stato intanto! Io ho sentito che hai fatto il mio nome! Ecco, vero! Cosa vuoi? Diego, state un po' zitto, va! Parlo io! Stavo dicendo, che stavo a dire? Sì, volevi i soldi da me! Io non ho fatto niente, io pago sempre tutti, le bollette le pago, sei un esattore, cosa sei, un recupero crediti, io non c'ho niente da cui spartire a nessuno, io le pago le mie bollettine, anche Equitalia pago, sappilo. E ci dai una mano anche a noi. Ho capito, voi avete sentito la telefonata? No, guarda, abbiamo sentito tutto! Ho capito. Avete sentito la telefonata? E allora? Lo ripeti due volte? Ripetitiva. Lo ripeto quante volte voglio. No, non lo ripeti quante volte vuoi, perché sei in casa mia. E non ci dovresti neanche stare tu, qui. Ho capito. Avete sentito... Non hai permesso. Avete sentito la telefonata? Cosa vedi? Ferma! Ferma! Oh, lasciami! Non devi scapparci! Lasciami! Brutta! Lasciami! Ho detto lasciami! No. Ho una pistola! No. Hai capito? No. Fermi! No. Fermi! No. Fermi! No. 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 L'avevo detto io che avevo una pistola! Oddio! No, non ci sparare! Rosalia! Fermo! Fermo! No! Fermo! Indietro! Vai indietro. No. Vai indietro, sparo. Ti prego. Lascia la pistola a terra. Sparo, vai indietro. No, lascia la pistola a terra. Vai indietro. Ah! Ok, bene. Siete tutti qua. Allora, avete sentito la telefonata? Mi avete scoperto? Ma qualcosa avevo dubitato. Mamma mia. Quindi ora voi vi starete chiedendo chi sia io e chi mi ha mandato soprattutto. Bene. Non sei tu, caro Stefano, che... Ah, non è lui? No. E chi è? Io? No, neanche tu. E chi è? Fammi parlare, perché sennò ti pianto una pallottola in fronte. Ok, tutti zitti dovete stare. Qui dovete chiedere spiegazioni al vostro caro Riccardo, perché io sia qui. E cosa vogliamo? Sul cosa volere c'è lì un telefono. Aspettatevi la telefonata. Avete capito? E cosa ha fatto Riccardo? No. Chiedeteglielo a lui. Cosa ha fatto? Io adesso me ne vado. E voi non chiamate la polizia, perché sennò torno e la pistola ve la faccio mangiare. Avete capito? Niente polizia. Niente. Io adesso vado e voi non mi dovete seguire, perché sennò è fritta per voi. Aspettatevi la telefonata. Avete capito? Ho capito. Ti prego. Faremo tutto. Va bene, aspettiamo la telefonata, abbiamo capito. Ma io non sono. No, ho detto che tu non sei. Apri le orecchie. E metti giù quel bastone. A chi lo volevi dare, adesso comando io. Quindi adesso esco da sta cavolo di casa. E non mi vedete. O forse mi vedrete. Non si sa. Ci vediamo. Bambocci. Ma Ricca, ma che hai fatto? Ma che hai combinato? Infatti, hai fatto casini, adesso se la prendono con noi, cos'è che hai fatto?
Oh, no, vabbè, dai. Pensiamo do... Pensiamo... Meglio prima la telefonata. Poi vedi. Devi sputare tutto il rospo. Devi dircelo, oh. Devi dirci che tutto... Va bene! Ok. Posso prima sentire la telefonata? Va. Mamma mia. Quando squilla. Cioè, è vero. Non sopporto più questa attesa. Scusa. Oh. Oddio. Il telefono. Oh, il telefono. E questo? Questo. Mamma mia. Oh, mamma. Quando io. Pronto? Sì. Sì, è casa Fontana, sì. Sì. Capito. Oh mamma. Ma entro quando? Ok. E dove? Sì, va bene. Ho capito. Sì. Sì, ok. Va bene. Oh, allora, che ha detto? Allora, praticamente... No, mamma mia, vogliono soldi. Oh, questo si era capito pure dalla telefonata che volevano soldi. Ma perché... Il perché non me l'hanno detto, ovvio. Vogliono i soldi entro una settimana. Entro una settimana. E a chi dobbiamo darli? Si faranno sentire loro. Da quanto loro. Tempo aspettano? Eh? Boh. Eh? Cioè, da quanto tempo aspettano? Stai zitto tu. Poi facciamo i conti, Oh, e quanto vogliono, mamma mia? Sono tanti i soldi. 50.000 euro. Mamma, come facciamo? Oh. Oh, mamma. Vabbè, li devi dare tu. Io, sempre io, oh. Ha detto, Rosalia parlava di te, mica di me. Oh, ma ha detto, Diego, ma apri le orecchie. Ma ha detto che Stefano non c'entra nulla, ma hai aperto le orecchie quando parlava. E allora chi è che li devi dare? Adesso vedremo, ricerchi. Senti, ma chi è? Ascolta, siamo tutti in pericolo. Se non troviamo quei benedetti soldi, ci faranno del male. Quindi, o chi le deve dare, o chi ha fatto il danno... Dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, capito? Hai capito adesso? Perché sei sennò... stato te. Adesso ti arriva uno Sto schiaffo. Sto scherzando. Non si scherza. Hai capito? Qua vogliono 50.000 euro in contanti. Entro una settimana. Ti strozzo. Ti strozzo. Punto e basta. Va bene. Mamma mia. C'è tempo una settimana? Sì, ma sono 50.000 euro. Oh, vediamo quello che si può fare, dai. Non buttiamoci giù, dai. Su. Dobbiamo venirne fuori. Dopo facciamo i conti, eh? Te l'ho già detto? Sì. Ok. Va bene, ragazzi, mi raccomando, io ho paura.